Ciao viaggiatori e benvenuti nella travel community più grande d'Europa. Sono sicura che come me molti di voi si siano chiesti come avere accesso ad internet quando viaggiamo ed in questo video vi spiegherò come avere accesso ad internet nel vostro prossimo viaggio in Colombia. Avere accesso ad internet nel vostro viaggio in Colombia. Se state cercando la migliore opzione per accedere ad internet durante il vostro prossimo viaggio in Colombia, che sia per lavoro o per turismo, e volete connettervi non appena giunti a destinazione per avvisare le vostre famiglie del vostro arrivo o chiamare un Uber o aprire Google Maps e cercare il vostro hotel, da Passporter vogliamo condividere quella che per noi è l'opzione più pratica ed economica. Si tratta delle eSIM o anche dette schede SIM virtuali. Nel seguente video vi spiegherò che cos'è un'eSIM, come funziona e quali sono i suoi benefici, quali sono le aziende che offrono questo servizio, qual è la migliore opzione e come utilizzarla, ed infine quali altre opzioni esistono nel caso in cui il vostro cellulare non dovesse risultare compatibile con le schede eSIM. Che cos'è un'eSIM, come funziona e quali sono i suoi benefici? Le schede eSIM ci permettono di avere accesso ad internet quando viaggiamo in Colombia senza la necessità di dover rimuovere la normale scheda SIM dal nostro cellulare, come invece avviene con le schede SIM più tradizionali. Tra i benefici di una scheda eSIM vi sono l'acquisto immediato ed in tutto il mondo. Essendo una scheda virtuale, infatti, vi arriverà direttamente nella vostra casella di posta e quindi è possibile acquistarla da qualsiasi parte del mondo. Installazione facile e rapida. Riceverete un codice QR nella vostra mail che dovrete semplicemente scannerizzare. Prezzi più competitivi rispetto ad altre opzioni del mercato, quali il roaming o il pocket wifi, le schede eSIM sono sicuramente più economiche. Ed infine, non avrete la necessità di dover rimuovere la normale scheda SIM dal vostro cellulare e dunque eviterete problemi con il vostro numero WhatsApp. Se siete arrivati fin qui è perché vi siete resi conto che le schede eSIM sono davvero la migliore opzione quando si viaggia e magari vi starete chiedendo quali sono le aziende che offrono questo servizio e come scegliere la migliore opzione. Sul mercato delle eSIM esistono diverse aziende, tra cui Olafly, Maya Mobile, Eiralo, Ubigi o Trufon, che offrono differenti piani eSIM. Ma prima di sceglierne una, è importante prendere in considerazione tutte le caratteristiche che determineranno se la scheda può adattarsi o meno alle esigenze del nostro viaggio. Secondo la nostra esperienza, riteniamo che ci siano una serie di fattori fondamentali da valutare, quali ad esempio la durata del piano, che dipenderà da quanti giorni staremo in viaggio, l'assistenza inclusa e che parli la nostra lingua, se dispongono di un'app per la gestione del piano dati, i gigabyte offerti per piano e che preferibilmente siano illimitati, il prezzo e la disponibilità delle monete per effettuare il pagamento. Ma come calcolo la quantità di dati di cui ho bisogno per il mio viaggio in Colombia? In questa tabella è possibile vedere il consumo approssimativo delle principali applicazioni e confrontarlo con quello indicato nelle impostazioni del vostro cellulare. Adesso che sapete di quanti dati avete bisogno, mettiamo a confronto i servizi e le offerte delle varie aziende per poter scegliere la migliore opzione per il vostro viaggio. Olafly per la Colombia mette a disposizione 5 diversi piani dati, tutti con dati illimitati ed una durata di 5, 7, 10, 15 o 20 giorni. I prezzi vanno dai 19 ai 57 euro e questi piani sono ideali sia per viaggi di breve che di media o di lunga durata. Eiralo per la Colombia ha 4 diversi piani dati. Un piano da 7 giorni con 1 gigabyte che di solito si consuma in meno di un giorno, un piano da 15 giorni con 2 gigabyte,
e due piani da 30 giorni con 3 o 5 GB. I prezzi vanno dagli 8 ai 32,50 dollari, a seconda del piano scelto. Eiralo si caratterizza come uno dei marchi più economici sul mercato. Tuttavia, sia i piani che i dati offerti sono molto limitati ed è probabile che vi ritroverete senza gigabyte nel bel mezzo del vostro piano. Maya Mobile offre piani dati per 5, 10, 15 o 30 giorni, con un limite di gigabyte di 1, 3, 5 o 10. I prezzi vanno dai 7 ai 121 euro. Maya Mobile dispone anche di un piano dati illimitato. Tuttavia, una volta consumato il limite di gigabyte giornalieri, la velocità di navigazione si ridurrà drasticamente e dunque non è del tutto corretto parlare di gigabyte illimitati. Ubigi offre due piani dati per le schede ASIC. Un piano da 7 giorni con 1 GB per 14 euro ed un piano da 15 giorni con 3 GB per 29 euro. In questo caso i dati sono davvero molto limitati ed è probabile che li consumeranno prima della fine del vostro viaggio. Ed infine Truphone. Truphone in Colombia è incluso in un piano dati globale che può durare da 1 a 30 giorni ed ha un massimo di 5 GB. I prezzi vanno dai 15 ai 45 euro. Dopo aver analizzato i piani offerti dalle diverse marche di eSIM, vi sarete sicuramente resi conto che Holafly è la nostra preferita. Ma perché abbiamo scelto Holafly per il nostro viaggio in Colombia e come utilizzarla? Passporter è una comunità internazionale di viaggiatori e pertanto abbiamo bisogno di un buon accesso ad internet durante tutta la durata del nostro viaggio. Abbiamo scelto Holafly per il nostro viaggio in Colombia per diversi motivi. Innanzitutto, Holafly offre per la Colombia dati illimitati ad una velocità eccellente. Inoltre offre flessibilità a seconda della durata del viaggio e della destinazione. Come abbiamo già visto, per la Colombia mette a disposizione 5 diversi piani dati, tutti con dati illimitati, ed i prezzi che oscillano dai 19 ai 57 euro a seconda del piano scelto. Inoltre offre piani multidestinazione. Con la scheda America Latina potete muovervi in diversi paesi del continente, quali Colombia, Perù o Cile, senza dover cambiare la vostra scheda eSIM. Holafly conta con un servizio di attenzione al cliente 24 ore su 24 che risponde in spagnolo, inglese, tedesco, francese, italiano o giapponese in meno di un minuto, sia via chat che via WhatsApp. Holafly conta con diverse opzioni per realizzare i pagamenti, tra cui euro, dollaro o peso messicano. Ed infine, se andiamo a vedere le recensioni su Trustpilot, noteremo che Holafly è l'azienda di eSIM con il maggior numero di valutazioni, oltre 20.000, ed un punteggio di 4.7 su 5. Altre aziende come Eiralo, ad esempio, contano solo di 2.6 stelle su 5. Dopo la nostra esperienza, siamo giunti alla conclusione che Holafly è davvero la migliore opzione in rapporto qualità-prezzo sul mercato. Anche se a prima vista le altre aziende possono risultarci più economiche, se ci soffermiamo bene sui dettagli offerti da ciascuna, noteremo che Holafly è davvero l'opzione più competitiva e conveniente. Se anche voi, come noi, ritenete che sia l'opzione migliore, vi lasciamo il codice sconto PASSPORTER per risparmiare il 5% sul vostro prossimo acquisto. Ma prima di effettuare un acquisto, ricordatevi di verificare se il vostro cellulare è compatibile con le schede eSIM. Per farlo, vi lascio nella tabella qui sotto un elenco di telefoni compatibili. Come installare una eSIM di Holafly? Il processo di installazione è molto semplice e può essere fatto sia su dispositivi iOS che su dispositivi Android. Vi consigliamo di effettuare l'installazione prima del vostro viaggio, in quanto per questo processo avrete bisogno di una buona connessione ad internet. Ma non preoccupatevi, poiché potete lasciare installata la scheda eSIM sul vostro cellulare ed attivarla non appena giunti a destinazione. Come installare una eSIM di Holafly su un dispositivo iOS? Una volta effettuato l'acquisto, riceverete un codice QR
QR direttamente nella casella di posta. L'unica cosa che dovrete fare sarà scannerizzare questo codice QR che automaticamente vi reindirizzerà alle impostazioni del vostro cellulare. A questo punto potrete scegliere se, come me, volete utilizzare la scheda per viaggio o per lavoro. L'installazione può essere anche fatta manualmente, senza la necessità di un computer. Vi basterà inserire il codice che potrete consultare nella mail o nell'app di Olafly all'interno delle impostazioni del vostro cellulare. Come installare una eSIM di Olafly su un dispositivo Android? In questo caso il processo può variare a seconda del modello di telefono, ma probabilmente sarà molto simile a ciò che sto per mostrarvi. Per prima cosa andate su Impostazioni, Connessioni, Gestione schede SIM, aggiungi scheda mobile e scannerizzate il codice QR per l'installazione. E se il vostro cellulare non dovesse risultare compatibile, quali sono le altre opzioni per connettersi ad internet in Colombia? Esistono altri metodi per connettersi ad internet in Colombia, quali ad esempio il roaming o il pocket wifi. Il roaming, offerto dalle compagnie telefoniche, è di solito l'opzione più cara e prima di utilizzarlo si consiglia sempre di chiedere alla propria compagnia per evitare sorprese sul prezzo finale. Il pocket wifi è la seconda opzione più cara, in quanto implica diversi costi da sostenere, tra cui pagare il canone internet, noleggiare l'apparecchiatura, pagare l'assicurazione e le spese di spedizione, ed inoltre è un'opzione scomoda in termini di portabilità e la sua batteria non dura più di 6 ore. Di solito si tratta di contratti a lungo termine che però permettono di condividere internet con più persone, ma bisogna stare attenti poiché questi dispositivi sono facilmente hackerabili. Ed infine, in Colombia è possibile connettersi a reti wifi gratuite di aeroporti, bar o ristoranti, ma si tratta di reti vulnerabili e dunque vi sconsigliamo di effettuare transazioni che possono mettere a rischio i vostri dati personali quando siete connessi. Questa è stata la nostra esperienza con la connettività in Colombia. Come comunità di viaggiatori ci auguriamo che questi video vi siano utili per i vostri prossimi viaggi.